affrontare il tema della distrofia parlando della malattia delle barriere. Abbiamo scelto una strada diversa. Abbiamo pensato a storie della vita di tutti i giorni, fatta di sogni, speranze, certezze, illusioni, delusioni. Abbiamo scelto di lasciar parlare loro, i protagonisti, lasciarli muovere nella loro prospettiva, perché le parole e le immagini delle storie suscitano interesse e aggiungono colore in un mondo spesso distratto o assente. Il colore che manca, appunto. Io credo che sia bellissimo riuscire a raccontare attraverso i volti della nostra gente quelle che sono le nostre quotidianità. Oggi festeggiamo i 40 anni della sezione WILDM di Monza, che insieme alle altre 78 sedi territoriali cercano di dare il proprio contributo per la sconfitta delle distrofie muscolari. E perciò cerchiamo di dare una risposta a chi vive questo tipo di problema. Oggi è un giorno di festa, lo facciamo attraverso un racconto particolare, la storia di persone che vivono il problema con la distrofia muscolare e che possono testimoniare che nonostante la difficoltà della patologia è possibile una qualità della vita buona, eccezionale. È molto importante appunto confermare l'alleanza tra le istituzioni e il cittadino per cercare insieme appunto di dare una risposta alla disabilità, dare una risposta alle distrofie muscolari, perciò creare quelle condizioni per il superamento di tutte le barriere architettoniche e culturali che molto spesso chi vive un problema di disabilità non sa come affrontare. Quando nasce questa sezione, quanto è importante adesso concentrarsi sulle ricerche di questa malattia? Allora, la sezione WILDM di Monza nasce nel 1970, quest'anno si conclude il 40° anniversario della nascita della sezione e praticamente è stata una sezione che è nata appunto per combattere la distrofia muscolare, una patologia neuromuscolare che colpiscono tutti i muscoli della persona. E l'importanza della lotta contro questa patologia, diciamo che occupa il 40% dell'impegno dell'associazione, perché l'associazione poi demanda tutto a quegli enti che sono la ricerca e lo studio dell'evoluzione della patologia, mentre l'associazione si occupa prevalentemente dell'aiuto alle persone che sono affette da questa patologia e si occupa dell'integrazione sociale, del lavoro, della scuola, integrazione scolastica di tutti i ragazzi affetti da questa patologia. Un commento su questo tema? Sì, la provincia è molto vicina alla sezione di Monza e Brianza della WILDM, al suo presidente Leonardo Baldino, che è una persona straordinaria, ed è per questo che abbiamo voluto collaborare insieme a loro per questa bellissima giornata che è poi la loro festa di compleanno, perché oggi si festeggia il 40° anniversario dell'associazione. La WILDM sul territorio è straordinariamente ben radicata, noi come istituzioni siamo al fianco di tutte le iniziative che ogni anno organizzano, una su tutte Sei Ruote della Speranza che si tiene nel nostro autodromo, ma tante altre, perché ci sono ancora tante barriere da abbattere, per cui è importante che ci siano queste giornate con una partecipazione così calorosa da parte dei cittadini, perché vorremmo veramente abbattere tutte queste barriere e sostenere sempre quell'altra fonte inesauribile ed importantissima che è quella della ricerca, e quindi più iniziative ci sono che riescono a recuperare dei fondi che vanno alla ricerca, e sicuramente siamo sulla strada giusta e meglio è. Oggi credo che sia un momento importante, soprattutto perché è un momento di grande condivisione, di partecipazione. Questo fatto di aver voluto raccogliere sia in un libro sia in un DVD, quindi sfruttando un po' anche tutte le nuove
tecniche, cioè tecniche di comunicazione, e credo che sia molto importante per dare la misura della condivisione e delle esperienze che queste persone stanno facendo, e soprattutto queste persone oggi credo daranno testimonianza di una possibilità di essere integrati nella società anche a dispetto della loro diversità, anzi esaltando proprio il valore della diversità. Tante altre sfide, caro Leonardo, ti attenderanno per il prossimo futuro, e vorrei leggere proprio brevemente il contenuto di questa targa, perché poi va a riprendere gli spunti più importanti dell'intervento di oggi che ha voluto darci e regalarci Leonardo. Inizia questa targa con una frase di Oscar Wilde: l'utopia è la terra sulla quale l'uomo non ha mai smesso di approdare. A Leonardo Baldino, presidente della sezione WILDM Giovanni Bernia di Monza, la provincia di Monza e della Brianza è lieta e onorata di conferire una benemerenza insolita e ricca di significato, il costruttore dell'utopia, perché il suo lavoro e la sua passione spesi nella città di Monza e nel territorio della provincia per l'integrazione e il sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie siano esempio e stimolo per tutti coloro che credono nei valori dell'uomo e costruiscono con amore e con pazienza il futuro che appartiene a tutti. Monza, 8 gennaio 2011. Significativi. Alla domanda quale termini usi abitualmente tra handicappato, disabile e diversamente abile, il 18% ha indicato handicappato, il 69% disabile e il 13% diversamente abile. Alla domanda quali termini senti usare abitualmente, il 59% ha risposto handicappato, il 38% disabile e il 3% diversamente abile. Il 30 marzo 2007 Paolo Ferrero, allora ministro della Solidarietà Sociale, ha firmato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006. Essa adotta il termine persona con disabilità. In questo modo la disabilità viene presentata come una caratteristica della persona e si evita di far coincidere la persona con la disabilità, intesa come patologia. Ed è un passo importante, ma il valore più grande è dato dal fatto che questo fondamentale strumento internazionale è il frutto del dialogo tra istituzioni, società civile e persone con disabilità. È stata l'occasione per dare senso e concretezza al principio niente su di noi, senza di noi, per dare senso alle parole, quelle giuste,